Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Darksiders 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che ci siamo fermati qui davanti al cancellone e direi di suonare il campanello e di farci entrare. Buongiorno, Ciao. Perdonami, amico. Io ti accorderei il passaggio se ciò fosse nelle mie facoltà. Dobbiamo andare alla ricerca dei portali. Fammi ciò che hai fatto per i miei fratelli. Io non ti tratterrò più a lungo. Guerra sta pensando. Deve essere un'altra amata. Esatto. Il maleficio deve essere spezzato. E allora potrai passare. Sta pensando, ma che palle, non posso scavalcarti. Ti alito addosso. Dentro gli occhi mi entra. Che hai mangiato, cipolle? Trova il nascondiglio di questi parassiti dell'ombra e uccidili tutti. Non sarà difficile scovarli. Lo so, però sai com'è. Avrei voluto davvero cercare un altro modo. Il primo è qua dietro. Ovvero ci dobbiamo buttare in acqua e passare oltre. Il secondo è lì davanti e gli altri due invece sono sempre giù in acqua, ma oltre questa zona. Quindi direi ci buttiamo di sotto e andiamo dal primo, ovvero questo qua. Per fortuna i nemici non sono respawnati, giusto? Sì, sembrerebbe di no. Queste prove. Ti prego, dimmi che non devo farle uguali identiche a quelle dell'altra volta. Spero che siano diverse ogni volta. Ma in realtà una parte di me spera sempre che le prove, anche se non le superi, siano... Cioè, no, beh, ti serve superarle. Stavo dicendo, anche se non le superi in tempo. Contrattacco, premi L1. Oh no. Uccidi 5 nemici utilizzando solo contrattacchi o respingendo proiettili entro il tempo stabilito. Secondo il tempo rimasto riceverai anime bonus. Ecco, quello che spero io è, anche se non ce la faccio in tempo. Dai, attaccami però. Dai, su. Ti devo uccidere. Forza. Dai. Ci metti una vita solo per attaccare. E uno è andato. Vabbè, abbiamo 5 minuti. Speriamo bene. Dai, su, su, su. Non ho tutta la giornata. Ho solo 5 minuti. No! Era perché... Oh, che cazzo. L'altro. Dai, su, attaccami. C'era quello lì, questo qua di mezzo, e non mi ha fatto fare il contrattacco. Forza. E siamo a 3. Dai, su, 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 su. Siamo a 4. Dai, muoviti per favore. Per fortuna, dai, i contrattacchi fanno abbastanza danno. E la mia barra dell'ira, anzi dell'ira, del caos, si è ricaricata subito. Sai cos'è? Li userei anche i contrattacchi. Eccellente. Li userei anche i contrattacchi, solo che richiedono contro certi nemici una precisione molto specifica. Quindi non è sempre il top. Fossero un attimo come il Perry, che c'hai una finestra più ampia, ti direi li userei, ma... il secondo portale è qui sull'edificio. Vediamo, abbiamo fatto i contrattacchi usando l'ira? No, non ci sono ricariche per l'ira, quindi direi di no. Cosa potrebbe essere questo giro? Riditi su sto cazzo. Cosa vuoi questa volta? Ira di guerra. Genera caos danneggiando i nemici. Usa la barra del caos piena. Uccidi 30 nemici usando il potere distruttivo della forma caotica di guerra entro il tempo limite. A seconda del tempo rimasto riceverai anime bonus.
Ok. Venite allora. Volete la mia forma caotica? Avrete la mia forma caotica allora. Spero solo di fare in tempo. No, no, è quello grande no. E no, e dai, di nuovo. Merda. Cazzo. Devo fare attenzione a questo qua. Ah beh, ma l'ira si ricarica molto rapidamente qua, eh. L'ira, il caos, quello che vuoi dire, dirlo, cioè, nel senso. Un termine vale l'altro. Divora caos potenziata, percorre energia e la sua forza distruttiva aumenta, perfetto. Vieni, serpentone. Dai, siamo a metà del percorso. Siamo a metà, forza. Mi sa che la falce non me lo conta per il bonus della forma caotica questo giro, eh. Mi sa che devo continuare ad usare la spada se voglio ricaricarmi più rapidamente. Ma cosa più importante, non devo usare il cerchio. Perfetto, 17. Sì, dai, ce la facciamo. Eh no, è quello grande no, eh. No, e di già? Merda. Aspetta. Perfetto. Almeno quello grosso. Bye bye, ciao ciao. Micio micio bau bau. E almeno mi prendo anche le sfere bonus. Aiuto. Ho solo 2 minuti e mezzo. Ce la dobbiamo fare. Aiuto. Ecco fatto. Trasformazione. Dai, ne manca solo 2. Finalmente. Meno male. Dai. In realtà non era tanto difficile perché era scriptato il fatto che la forma caotica. Possiamo farlo di nuovo? Certo, come no. La forma caotica si ricaricasse più velocemente. Certo è che comunque ricarica quanto vuoi, però quello grosso tiene molti più colpi di quelli piccoli. Prossimo portale. Abbiamo usato la forma caotica, abbiamo usato i contrattacchi. Cosa potrebbe essere la prossima? Scopriamolo. L'occhio di Sauron ti guarda, cavaliere. E ridi su sto cazzo, Sauron. Vediamo. Cosa vuoi da me questa volta? Difensore. Mantieni in vita almeno un soldato non morto per tutto il tempo stabilito. Per ogni soldato. Oh, che cazzo. No, le missioni di scorta salvataggio no. Per. Oh, che cazzo. Abbiamo 5 minuti interi. Abbiamo 5 minuti interi e dobbiamo far sopravvivere sti stronzi.
Ti prego, rimanete. Rimanete. Oh no. Stavo dicendo, rimanetevene bloccati lì. Che tanto lo so come andrà a finire qua, eh. Io lo so già come finirà. Adesso arrivano per i primi due minuti quelli piccoli. Negli altri, diciamo, tre minuti inizieranno ad arrivare quelli serpentoni, quelli grossi di prima. Poi, nell'ultimo minuto, inizieranno ad arrivare quelli giganti. Mi ero dimenticato che ci sei anche tu qua. No. Ecco fatto. Ecco, queste sono le cose da evitare, le esplosioni. Queste sono le insta kill dei miei. Oh no, quello lì è da solo. Lasciamelo in pace, per favore. Ok, è ancora vivo in qualche modo. Continuiamo ad usare la falce, però. Continuiamo ad usare la falce, perché devo livellarla. Dobbiamo livellarla questa falce. E siccome le sfide, comunque, le uccisioni contano come nemici normali, meglio usarla, no? Anche perché almeno la falce c'ha un range molto più ampio, riesco a colpire tutti i nemici che circondano i miei soldati. Ecco fatto. Ecco, siamo agli ultimi due minuti finali. Iniziano già ad arrivare i soldati sminchioli, ma quelli comunque un po' più grossi e resistenti. Questi qua con l'armatura. Ed ecco quello grosso di fuoco. Aia, che dolore. Mano. Ciao ciao. Faccino distrutto. Sono morto. Vieni qua. E lasciali in pace i miei soldati, stronzo. Aia, che dolore. Oh, ecco fatto. Oh, i miei soldati ancora incredibilmente sono vivi. Incredibilmente, devo dire. Adesso vedi, finisce l'animazione, me ne muoiono tre tutti assieme. Dai, gli ultimi 30 secondi. Ho sopravvalutato questa sfida, dai. A modo mio, ecco, ne è morto uno. Stavo dicendo, a modo mio, sono comunque contento che sia stata più semplice del previsto. Ah, lasciatemelo. Fermi, ecco fatto. Che così almeno ci prendiamo le anime bonus dall'attacco con il cerchio. Vabbè, oi. Ne è apparso un altro. Eccellente. Lo so, grazie, sono stato bravo. Quante anime abbiamo? 4003 anime. Va bene. Meglio di nulla, anzi, sono comunque contento del risultato. E cosa più importante, abbiamo ricaricato la barra del caos. Queste sfide almeno a qualcosa servono.
dobbiamo andare all'ultimo portale. Eccoci arrivati. Ultimo portale. Azioniamolo. Cosa potrebbe essere questo giro? Ogni volta lo chiedo e ogni volta non ho idea di cosa aspettarmi, seriamente. E ridi su sto cazzo, Sauron, serio. Dai. Ok, che cosa vuoi della mia vita? Valle di Lacrime, uccidi 15 nemici usando attacchi con armi ambientali. Secondo il tempo rimasto riceverai delle anime bonus. Ok. Se posso, allora devo cambiare un attimo un equipaggiamento. Spawnano macchine. Ok, datemi un secondo. Assicura anime per la distruzione di oggetti dello scenario in qualsiasi modo. Incrementa drasticamente il danno inflitto con armi ambientali. Ok, ecco te. Ok, cerchiamo comunque di non sprecarle. No, ma scusami. Ok, se gliele lancio facciamo più danno. O meglio. Sì, dai, conta anche l'esplosione della macchina. Certo è che se gli fa... Aspetta. Voi siete più semplici da colpire. Gli uccellini sono più facili da uccidere. Ecco fatto. Tu cosa sei che sei già... Oh no, quelli pustolosi no, ti prego. Quelli con il pus no. Mi devo concentrare su questi piccoli. Se vogliamo farla più veloce. Ehi. Se vogliamo farla più veloce dobbiamo concentrarci su questi piccoli. È ancora intera? Perfetto. Sulla schiena gliel'ho spaccata. Questi qua grossi lasciamoli da parte. Aiuto, calmo. Vieni qua. Ma porca. Ecco fa, sulla schiena te li lancio. Guarda che stanno iniziando a scappare, merda. Oi, calmo con quello shuriken. Dov'è quello piccolo? Ok, dai, ne mancano solo 4. Ne mancano solo 4. Ne mancano solo 2, perfetto. Ah, sono morto. Oh no. Ne manca solo uno. Ne manca solo uno. Dai. Che cazzo. Oh. Che culo stava per attaccare. Quasi 5.000 anime. Dai, abbiamo recuperato i soldi che abbiamo speso per aver usato... per aver comprato l'oggetto. Essenza vitale, ripristina parzialmente la salute. Eccellente. Grazie. Eccellente, lo so. Perfetto. Passaggio aperto. Zona ripulita. E ora direi che il portone non ha più nulla da dirci. Quello doveva essere l'ultimo. Andiamocene da qui. Lo so, finalmente. Se solo riuscissimo a prendere altre 300, anzi, 210 anime, andrei ancora da Vulgrim. A questo punto aspetto la prossima zona. Aspettiamo la prossima zona e vediamo se appare. Ehi, cancellone! Rieccomi! Il passaggio è aperto. Presto saremo liberi.
Buon per voi, guarda, sono contento, ora fammi passare. Ti saluto, cavaliere. Grazie, me ne vado ora. Sono rotto i coglioni di stare fermo qui. Ah, eccolo, guardalo che se ne va veramente. Frammento dell'armatura degli abissi. Yes. A quanto siamo di frammenti? Fermi tutti. Siamo a 4 frammenti. Certo, non mi aspetto di completarla molto, molto presto, però almeno sappiamo che fino ad ora penso di averli presi tutti. Oh, ma guarda, uno di quei cristalli. E ovviamente ci impedisce il passaggio. Sai che novità. Se ascolti ancora bene, si sente... C'è un oggetto là sotto? Si sente comunque il... Ancora il portone che se ne sta andando via. Dai, su pesciolini. Vorreste mangiarmi, eh? Se solo fosse facile colpirvi. Aiuto. Ecco, quando iniziate a diventare troppi diventate un problema. Guarda, altri in arrivo. Mi stanno facendo il comitato di benvenuto. Benvenuto nel quartiere. Benvenuto. Benvenuto tra di noi. C'è qualcosa qui? Sembrerebbe di no. Qua invece c'è la voragine divina suprema. Passiamo allora. Ehi. Eccoli là. Madonna. Stavo dicendo, adesso li colpisco. Oh, guerra? Cazzo fai? Pazzoide maledetto. Allora, dobbiamo passare dall'altra parte. E come avevo detto, abbiamo fatto bene ad aspettare un nuovo negozio di Vulgrim. Eccotelo qua il nuovo negozio, guerra. Aspetta, quanto siamo? Non siamo a 5.000 comunque. Siamo a 4.830. Cosa possiamo comprare? Potremmo comprare pelle di pietra. Aumenta comunque il nostro danno. Va bene, dai, questo lo compro. Grazie, Vulgrim. Sempre molto lecchino. E inizierei anche a comprare qualche... Non lo so, qualche attacco singolo. Compriamo questo. Compriamo questo che costa poco. Questo qui. Abbiamo altre 1200 anime. Beh, facciamo... Ma sì, dai, facciamo tutto quello che possiamo comprare fino adesso. Compriamo tutto quello che è comprabile. Abbiamo preso un sacco... Un sacco di abilità che magari mi dimenticherò anche di usare seriamente. Però magari metti caso che capita quella volta che... Guarda questo. Guarda, attacco e poi di spalle. Possiamo fare anche questo in aria. Direi che beh, abbiamo aumentato il nostro arsenale. Niente male.